Parliamo di crescita personale. Ben ritornati con noi, ben ritornato Luigi Sposato, presidente di Euro Interim. E caro Salve a Luigi, tutti. quest'oggi facciamo un cammino di crescita, come in ogni puntata, con i nostri telespettatori. E siccome a me l'ispirazione è venuta parlando con te poco prima della trasmissione, delle difficoltà che ci sono nel nostro paese, che hanno tutti nel lavoro, insomma, ci complichiamo l'esistenza e la nostra esistenza è complicata da cose inenarrabili. Qualsiasi elemento esterno è complesso e lo portiamo poi dentro la nostra vita, ci distruggiamo anche i rapporti individuali, di coppia, di amicizia, da elucubrazioni di ogni genere. Cerchiamo di capire e anche far fare un percorso ai nostri telespettatori di crescita, work in progress nelle varie puntate, se non ce la facciamo in questi 10 minuti, per capire che cosa secondo te, in base anche alla tua esperienza individuale, di crescita, eccetera, quindi sarà l'occasione per conoscere anche un po' la tua storia, serve per crescere. Cosa dobbiamo fare? Un po' dei segreti del successo, no? Quelli che tutti vorrebbero avere, visto che tu adesso ci racconterai, hai una storia ben precisa che tanti vorrebbero magari poter percorrere, emulare o fare. Sì, io diciamo che essendo partito da zero, perché venendo appunto da una famiglia povera, senza papà, quindi insomma senza nessuna certezza, soprattutto materiale, perché comunque c'erano delle grosse difficoltà, oggi mi ritrovo in una situazione in cui ho realizzato qualcosa. E questo qualcosa per me potrebbe essere un limite, nel senso che se considero questo qualcosa come un qualcosa di determinante per la mia vita, rischio di diventarne schiavo. E io dico sempre che bisogna amare le persone e bisogna usare le cose. Invece, purtroppo, no, questo non avviene. In genere cerchiamo di amare, amiamo le cose materiali. E usiamo le persone. Però ti chiedo una cosa, aspetta un secondo, ti fermo perché ci sono degli step importanti. Quando tu ti sei buttato nella vita, quindi nella grande avventura, poi di arrivare dove sei arrivato, che è un ottimo traguardo, si può sempre crescere, come dici tu. Avevi qualcosa da perdere? Non avevi nulla da perdere? Chi ti ha spinto? Che cosa si è scatenato dentro di te? Mettiti nei panni di chi rappresenta la tua Ma io gioventù. credo che una persona debba avere delle motivazioni, ecco, queste motivazioni devono essere molto forti. Per quanto mi riguarda, per esempio, avevo la motivazione, avevo, diciamo, il desiderio di una rivalsa sociale. Sai, quando tu hai una situazione familiare che non è, diciamo, particolarmente agiata, vuoi migliorarti. Ecco, io quindi dentro di me bruciava questo tipo di desiderio, quello di un giorno essere qualcuno. Questo essere qualcuno non sapevo neanche io cosa potesse essere. Sicuramente poter riuscire a esprimere i miei talenti. Quindi io mi sentivo come un Ferrari col freno a mano tirato. Ecco. Sapevo, sentivo, come molta gente sente di avere tante capacità, che ha quel desiderio che gli brucia dentro perché ha tanti sogni, quindi tante cose che vorrebbe realizzare, o quella cosa singola che vorrebbe realizzare, però è bloccato perché non riesce ad abbassare questo freno a mano e lanciarsi in quello che è il tragitto che possa portarlo a un obiettivo, all'obiettivo che desidera. E quindi a mio avviso bisogna comprendere questo, avere un forte desiderio di crescere, perché se non hai un forte desiderio di raggiungere qualcosa, difficilmente lo raggiungi. Questo desiderio può essere per una persona diventare un buon papà, per una donna può essere diventare una buona madre, raggiungere la maternità. Sono molte donne che fanno fatica a raggiungere la maternità e per loro raggiungerla sarebbe già raggiungere un risultato, un obiettivo della loro vita, per non parlare magari di obiettivi professionali. E quindi per poterle raggiungere bisogna avere questo fuoco che hai dentro, questo desiderio. Questo desiderio, attenzione, spesso, almeno mi capitava di osservare persone che riuscivano in questo, quindi avere anche dei punti di riferimento, soggetti che erano riusciti a raggiungere certi risultati o che comunque avevano dei comportamenti che secondo me potevano, anzi gli davano dei risultati. Quindi osservare anche i comportamenti degli altri, cercare di comprendere quali sono le strategie che utilizzano, potrebbero anche essere uno stimolo per rafforzare questo desiderio. O magari far nascere un desiderio.
perché magari noi abbiamo dei desideri che o sono nascosti e bisogna riscoprirli, o magari anche situazioni esterne possono farle scoprire, o addirittura possono stimolarne di nuovi. Poi in fondo il desiderio è un qualcosa che comunque è sempre in evoluzione. Quindi assecondare comunque un eroico furore che uno sente dentro. Sì, bisogna, diciamo che quella fiammella che ognuno ha quando si nasce, i bambini quando nascono hanno questa fiammella dell'entusiasmo, della gioia. Io non ho mai visto un bambino appena nato che comincia appena a camminare, che ha paura di camminare, oppure una volta cade, si fa male, dopo un po' si rialza e continua a camminare, fa due lacrimucce e poi continua verso il proprio giocattolo per raggiungere il giocattolo. Quindi noi dobbiamo continuare a mantenere questa fiammella viva. Il problema è che col passare degli anni la fiammella, questo desiderio, se non viene indirizzato in maniera giusta per sé, per se stesso, e il giusto qual è? In relazione ai risultati che raggiungi. Quindi se tu hai un rapporto interpersonale, una relazione con un partner che non è adeguato, il desiderio che tu avevi e continui a avere comincia a essere messo in discussione. Magari fai un lavoro che non ti piace, che non ti consente di esprimerti, è chiaro che viene questa fiammella, questo desiderio, queste, come dire, queste consapevolezze possono essere messe in discussione. Quindi c'è la necessità spesso di fermarsi, di valutare bene quali sono i feedback di ritorno. Cioè, a volte mi capita come insegnante di sentire colleghi che dice: ma io sono bravissimo a insegnare. Quindi il concetto di insegnare per alcuni è quello di parlare senza percepire qual è il feedback degli alunni della classe, cosa ti torna indietro. Se no poi accorgersi quando si fanno i compiti che molte persone non raggiungono la sufficienza perché forse non avevano capito o forse tu non hai spiegato bene. Quindi bisogna fermarsi e cercare di capire quali sono i feedback di ritorno, o delle buone relazioni, o delle relazioni di coppia gratificanti per me e per l'altra persona. Molte persone dicono: ma io comunico in maniera efficace, sono bravissimo quando parlo, non finisco più di parlare, riesco a convincere. Molti pensano che comunicare sia parlare, ma se il creatore ci ha dato una bocca e due orecchie, sarà pure un motivo, forse bisogna anche forse più ascoltare che parlare, no? A volte. Quindi ecco, io credo che ogni tanto bisogna tirare una linea e bisognerebbe farsi delle domande. Per quanto mi riguarda sono costantemente sotto domanda. In discussione, sì, quindi sempre. Questa è una cosa importante. Ma sempre perché in discussione sembra una cosa brutta, sembra quasi sempre su domanda, no? Interlocutorio. Nel lavoro, nelle tue relazioni, una frase sbagliata, un comportamento sbagliato potrebbe portarti verso una soluzione positiva o verso una soluzione negativa. Quindi essere un pochino più prudenti. Collegare il cervello, io dico sempre. Non assolutizzare magari. Sì, assolutamente sì. Sì, io dico assolutizzare no, mai. Cioè, quando si comincia a avere delle convinzioni, quel è il momento giusto per fermarsi e dire: ascolta, ma questa convinzione, la cosa mi deriva? Perché quella è pericolosa, la convinzione. È molto pericolosa. Per crescere bisogna avere convinzioni di qualche genere e quindi dei pilastri su cui appoggiarsi senza toccare i rispettivi valoriali che li abbiamo già affrontati, oppure bisogna comunque, io dico sì, metterle in discussione, quindi vuol dire riprenderle, perché non è un termine negativo, ma secondo me vuol dire un rianalizzarle, vedere sotto diversi profili, che non è facile però. Ma io parto sempre da qui, torno sui discorsi dei valori, perché comunque sono quelli che sono le radici di ognuno di noi. Cioè, i valori sono importanti. I valori, abbiamo trattato in altra occasione, diverse dalle credenze, dalle regole, abbiamo detto, sono comunque, esistono i valori della la pazienza di ascoltare gli altri. Quante volte perdiamo la pazienza? Appena qualcuno parla, già noi abbiamo la risposta da dargli perché pensiamo di aver già capito la persona cosa vuol dire. In quel momento in cui tu fai così, non la stai più ascoltando, non stai più comprendendo che cosa la persona vuol dire. Spesso ci basiamo su quello che percepiamo e non ci domandiamo: ma il perché questa persona mi sta dicendo questo? Qual è il motivo per il quale questa persona mi fa? Quindi tu lo puoi scoprire solo facendo delle domande e non cercando di anticipare, cercare di percepire, capire a volo. Ma ti ho capito a volo cosa vuoi dire. Spesso è così, capita qualche volta, ma spesso non è così. Infatti qualcuno ti dice: no, non volevo dire questo. Perché noi dobbiamo ascoltare? Quindi la pazienza è importante. La pazienza è una cosa che
che io cerco di sviluppare sempre e la sviluppo con l'attenzione e l'ascolto e l'amore a volte verso gli altri, del perché una persona mi dice così, o perché una persona è aggressiva, perché una persona ti ingiuria o perché una persona è amorevole. Cioè, ecco, io credo che sia importante, sì, difficilissimo, ma è importante soprattutto se tu hai a che fare con dei collaboratori, tu hai dei collaboratori, non puoi pensare di non tenere conto di questi aspetti relazionali. Certo. Quindi, ecco, allora in oppure questo... anche un insegnante, oppure con i figli o con gli amici, insomma, io credo che ho imparato, ripeto, ad amare le persone e usare le cose. Le cose sono una conseguenza dell'attenzione che tu dai alle persone con le quali collabori. Farsi dare un giudizio da chi ci sta vicino, dalle persone con cui dalla famiglia, magari nel classico foglietto, scrivi che cosa pensi di me. È rischioso, può essere un boomerang, può essere una forte messa in gioco di se stessi, può aiutare a crescere oppure no? Io quando qualcuno si avvicina a me per chiedermi un parere, in genere non ne do mai, perché il parere come faccio io? Io in genere se qualcuno mi chiede qualcosa, io gli chiedo tu cosa faresti, oppure io posso portare quella che è la mia esperienza, che è diversa da quella della persona, certo, che mi chiede il parere. Ma un parere io non posso darlo se non so bene qual è, di che cosa stiamo parlando. Quindi quando mi chiede qualcosa devo approfondire rispetto a che cosa intende dire, cosa intende fare, contestualizzare. Non posso portare, dare un parere, e anche l'esperienza che porto alla persona potrebbe, anzi non è quella che la persona sta vivendo in quel momento. E quindi io posso portare la mia esperienza, posso dire guarda, a me è successo questo e mi sono comportato così, ma non è detto che il mio comportamento sia poi giusto per la persona che mi chiede un parere. Quindi io pareri, quando qualcuno mi chiede qualcosa, cerco di fare domande più che dare parere. E riceverli? Ricevere su se stessi dei giudizi e quindi sottoporsi in quel momento al giudizio di altre persone per capire se si è compresi, se quello che si sta facendo è mirato, è corretto, se aiuta la propria crescita e quella delle altre persone. Io penso che, per quanto mi riguarda, ovviamente parlo sempre per quanto mi riguarda, quando una persona esprime un parere su di me, io cerco di comprendere sempre la provenienza, di contestualizzare. Per esempio se siamo in una discussione politica, faccio l'esempio, devo tener conto che la provenienza politica della persona, se siamo in azienda, il fornitore che parla devo tener conto, o il cliente devo tener conto. Quindi secondo me bisogna sempre contestualizzare il parere della persona. Quindi. Relativizzare. Assolutamente sì, sì, io parlo di contestualizzare perché comunque... oppure faccio delle domande per capire il perché una persona ha questo giudizio di me. Se uno mi dice una cosa, dico, ma cosa te lo fa pensare? Ecco, quindi, ma sempre in termini di curiosità, sempre in termini di interesse. Allora, da tutto questo, poi tra l'altro noi vediamo anche le immagini. Naturalmente questo discorso è più facile quando non c'è una relazione molto stretta dal punto di vista emotivo. Quando la relazione è emotivamente molto stretta, si perde di vista la ragione, subentrano gli aspetti emotivi e quelli non aiutano alla relazione. Nella relazione bisognerebbe parlare di meno, piuttosto che molti dicono ma io mi devo chiarire, ci siamo chiariti. Più si parla del problema nella relazione, più si cerca di convincere l'altro, peggio è. Sono le azioni quelle che servono per una buona relazione. E allora noi con questo chiudiamo il nostro capitolo, sono le azioni. Facciamo riflettere i nostri telespettatori, quanto di azione c'è nella vostra vita quotidiana, nel vostro rapporto anche di coppia individuale, perché poi vedremo che con Guts c'è proprio un percorso che si fa di crescita, abbiamo visto le immagini eloquenti in cui Luigi sposato spiega questi percorsi, quindi anche più tempo per farlo. Quanto di azione reale c'è, quindi di fatti concreti, quanto invece di parole che poi non hanno rispondenza nella realtà. E dall'azione poi vediamo anche i risultati nella prossima puntata. Luigi, grazie di essere stato qui con noi, una pillola che è volata letteralmente. Grazie a voi, ci vediamo prestissimo.